E puzza! Zitta, troia. Oh, mamma mia, Clark, che scopata stanotte, è bellissima! Ma che ore sono? Non è che facciamo tardi, vero? Oh, cazzo! Oh, cazzo, sbrigati! Porca puttana! Dai, che facciamo tardi, sì. Sbrigati! Oh, attento, non facciamo più rumore, cazzo, che sbagliamo tua mamma! Dai, fai piano! Porca troia, presto! Via, vado a scuola senza mutande. Mi metto così. Quella non puoi metterla, è la camicia di mio zio. Ma che cazzo vuoi? Tu ti metti la mia gonna e mi metto la camicia dello zio, non rompere il cazzo. Cosa? Cosa? E forza, sbrigati. Ah, ecco perché era così stretto. Dammi, lo so che devo farmi la barba, forza. Non posso fare tardi anche oggi. Poi il preside mi mette in punizione. Per favore, fallo se mi ami, ti prego, dai. Che cazzo me ne frega? Ma fa culo stronzo. Scendiamo, troia. Piano, piano, che sbrigati di shh. Non fare casino, shh. Stai zitta, troia. Andiamo. Clark, lo scuolabusso qui d'onore che sta strombazzando. Scusate. State calmi, io non c'entro niente, è tutta colpa sua. No, signor Kent, scusate per il casino, ma stanotte tutte le scopate che ci siamo fatte non abbiamo più creduto un cazzo, scusateci per questo. Ma, Jonathan, ma c'è la mia camicia. Ma l'hai vista? Ma Jonathan, la mia camicia non ce la può mettere. Ma me l'hai regalata tu quella là, Jonathan. Senti, Lana, qua ci sono dei problemi che vanno ben oltre le scopate. Non ti puoi mettere la camicia dello zio, e soprattutto questo stronzo che te la fa mettere. Siedi di stronzo. Sì, ma non farmi del male. Ricordati che c'ho una famiglia da mantenere, ho 17 anni e non puoi picchiarmi. Ma chi cazzo se ne fotte che ha 17 anni? Ma chi cazzo se ne fotte? Quella gran stronza mi ha fottuto i vestiti. Non è stronza. No, stronza no. Ma puttana, succhia cazzi e spompinara, vero? Sì. Che si è fatto tutto il vicinato. L'altro giorno è entrato qua e voleva scomparsi. Non mento, guarda. È entrato qua e voleva fare una roba a tre con lo zio. Sì, 4, 5 e 6 pure. Ma che fai? Prendi... Ma prendi per il culo, ma lo dicevo per te, strozzo. Ma non è che puoi scoparti una che... No, no, si parlava di troia perché sono entrata io. Non è che si parlava di me, vero? No, no, va! Figurati, qua si parlava della fidanzata di Clark, quella gran troia. Ma possiamo offrirti qualcosa? Un'aranciata? Una camicia? Oh sì, la camicia non sarebbe male. Ma non è che avete per caso anche dei perizoma color cioccolato, vero? Sono finiti quelli. Ma sì, stanno andando a rubo in questa stagione, è vero. Senti, Clark, lo scuolabus è passato circa mezz'ora fa. Se vuoi posso accompagnarti io con la mia macchina, ok? No, non c'è bisogno, ci penso io. Guarda che non è che devo andare a scuola col cavallo, eh. No, oggi niente cavallo. Lo accompagno col trattore. Non se lo merita questo stronzo.